Una preghiera silenziosa in piazza San Pietro, secondo la propria fede, ma con l'unica intenzione di chiedere al Signore di essere più fratelli e ancora di più a servizio dei bisognosi. Così Papa Francesco ha voluto concludere l'udienza generale del mercoledì dedicata ai 50 anni della nostra Etate, la dichiarazione conciliare sui rapporti della Chiesa Cattolica con le altre religioni non cristiane. Un testo che ha aiutato le relazioni tra fedi diverse, improntandole sul rispetto reciproco, trasformando in collaborazione e benevolenza il rapporto tra ebrei e cristiani e stima e conoscenza vicendevole quello con i musulmani. È necessario però continuare a collaborare, soprattutto per sconfiggere l'antisemitismo, i fanatismi e la violenza. Benché nessuna religione sia immune dal rischio di deviazione fondamentalistiche o estremistiche in individui o gruppi, bisogna guardare i valori positivi che essi vivono e che essi propongono e che sono sorgenti di speranza. Si tratta di alzare lo sguardo per andare oltre. Un'occasione di incontro tra religioni è venuta dal convegno internazionale Nostra Etate e Lievito del Bene, organizzato dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso presso la Pontificia Università Gregoriana. Un modo per ricordare lo spirito della dichiarazione conciliare secondo lo sguardo di fedi diverse e per approfondire temi come la libertà religiosa, il dialogo e l'impegno delle religioni per la pace. Abdellah Redouane, segretario generale Centro Islamico Culturale d'Italia. Io penso personalmente che la sfida essenziale è di ritrovare giustamente lo spirito di questo testo che è più attuale che mai e oggi abbiamo bisogno insieme di rafforzare questo spirito e custodirlo. Il dialogo non soltanto può aiutare, ma è l'unica alternativa che abbiamo per poter seppellare questa ondata di odio e di rotture. Il dialogo è l'unica alternativa e dobbiamo cercare i modi per andare avanti, dialogando, cercando le soluzioni ai problemi e soprattutto essere insieme nel riconoscimento reciproco. A parlare di testo rivoluzionario, riferendosi alla Nostra Etate, è stato il rabbino David Rosen, direttore internazionale per i rapporti interreligiosi dell'America Jewish Committed. Per Rosen, il documento conciliare ha incoraggiato i cattolici a vedere positivamente gli ebrei come parte di un disegno divino e pertanto ha segnato un cambiamento epocale nei rapporti tra le due religioni. Importante poi anche il contributo di Papa Francesco, definito da Rosen amico degli ebrei, con il quale si deve continuare a camminare insieme per perseguire il bene comune. Ritengo che cristiani ed ebrei debbano affrontare insieme i grandi cambiamenti del mondo. Non da ultimo la questione che quest'anno Papa Francesco ha elevato ad altissimo profilo, la crisi ambientale. Se non saremo responsabili, non ci comporteremo responsabilmente verso la creazione di Dio, lo deluderemo, ma non soltanto Lui, deluderemo noi stessi, perché perderemo la nostra casa, ma anche Dio Creatore. Questa è la nostra prima responsabilità per l'ambiente. In questo contesto vi è il top della creazione, ovvero l'uomo. Pertanto esistono tantissime sfide, siano esse i rifugiati, la povertà, la malattia. Vi sono così tante aree in cui possiamo impegnarci insieme con tutte le risorse disponibili, per essere più grandi della somma delle nostre parti. In breve, lavoriamo insieme per la vita. Questo è onnicomprensivo.